Salve a tutti, che sia un buon sabato per tutti. Dunque, continuando le mie letture di approfondimento per quanto riguarda il mostro di Firenze, c'è un particolare che in effetti mi dà parecchio fastidio, ovvero il fatto che viene demolito tutto il lavoro degli inquirenti. Inquirenti che a parer mio erano persone davvero in gamba, tipo Giutteri, Canessa, il giudice ogni bene. Quindi io penso che anziché demolire tutto il loro lavoro, bisognerebbe trovare delle prove che colmassero quelle lacune, quelle zone d'ombra che ci sono in tutti questi processi. Allora, il delitto più citato nei libri che ho letto è il delitto, degli Scopeti. E su questo delitto ci sono tantissime ipotesi, diciamo, annientare la pista dei compagni di merenda. E dunque, in effetti, leggendo i vari verbali, ho notato che ci sono dei testimoni che videro la coppia dei francesi la domenica, non solo i gestori del bar. E che videro che la coppia francese fece una ricca colazione, come viene anche riportato nella sentenza, ma anche un certo Marcello Fantoni, che addirittura il colmo era un testimone della difesa, e questo, dicendo il vero, testimoniò di aver visto la coppia francese alla festa di Cerbaia domenica 8. Addirittura disse di averli serviti e di aver parlato un po' con loro in quanto conosceva un pochino il francese. È ovvio che questo testimone lascia un margine di dubbio, però dobbiamo ricordare che questa è la prassi, per non avere poi delle contestazioni. Un altro elemento che diciamo genera tante discussioni sono gli scontrini che Nadine conservava. Allora, c'è chi sostiene che Nadine avesse tutti gli scontrini fino al venerdì. Ma purtroppo così non è. Nel libro di Adriani viene detto che gli scontrini è vero che arrivano fino al venerdì, ma ne mancano tantissimi, non ci sono tutti gli scontrini. Poi dobbiamo ricordare, è vero che era una, diciamo, come si può dire, un viaggio di lavoro. Però loro ne approfittarono per fare un break, per fare anche una vacanza. E quindi si fermarono sabato e domenica. Per cui ovviamente gli scontrini della vacanza, della sosta, non potevano essere presentati come spese lavoro. Ecco perché secondo me non gli interessò, conservare gli scontrini il sabato e la domenica. Poi la perizia Maurri viene proprio demolita tutta quanta. Ma c'è da dire che il Maurri con la sua equipe fu l'unico che fece la perizia sui cadaveri. E non solo, tenne conto anche del clima e dell'ambiente in cui si trovavano i corpi. Allora, perché lui dice che propende per la domenica? Dice che trovò il cibo ingerito nello stomaco ancora non decomposto.
questo non si concilia con il fatto che loro fossero morti da 2 giorni o più. Inoltre, il corpo di Jean-Michel non fu toccato dalla fauna, dalla piccola fauna, tipo roditori, coleotteri, volpi, che era inevitabile visto che fu gettato in una discarica dove c'era tanta immondizia, tante carcasse. Quindi, se il corpo fosse rimasto lì per più di 2 giorni, sicuramente sarebbe stato intaccato. Invece, il corpo era illeso, non era toccato. Ecco perché Maurri propende per la domenica. Ora c'è anche il fatto delle larve. Che, come dicono tanti entomologi, sono già al terzo stadio. Allora, il professore Introna spiega che purtroppo dalla fotografia non si può capire il tipo di larva. E questo è importantissimo perché in questo modo si potrebbe stabilire che specie è. Perché, come ho già spiegato in un video che ho fatto precedentemente, il dottore dice che se appartiene a quel tipo di mosca carnaria che è vivipara, e allora questa non depone le uova, ma le larve. E questo accorgerebbe di molto i tempi, addirittura lui dice di 25 ore. Quindi, se facciamo un calcolo, la foto su cui la maggioranza dei periti fecero la perizia risale al martedì 10, verso le ore 10-12 viene detto. Quindi, secondo me, le 25 ore ci sono tutte. Poi un'altra ipotesi che avallano certi esperti è che, visto che i corpi si trovavano vicino ad una discarica piena di carcasse, di escrementi, eccetera, sicuramente queste mosche brulicavano, non solo le mosche, ma anche le larve. E molti ipotizzano che le larve magari hanno potuto migrare sul corpo dei giovani. Chi lo sa? E poi c'è da dire che bisogna anche tenere conto del fatto che c'era un caldo anomalo, con una forte temperatura, e questo accelera di molto lo sviluppo di queste larve. Comunque, io propendo più per la domenica. Anche perché i soggetti implicati nella vicenda furono visti la domenica 8 agli Scopeti da più di 12 testimoni. E quindi questo come si spiega? Perché c'è la testimonianza del Lotti, del Pucci, della Ghiribelli, del Galli, Lorenzo Nesi, Ivo Longo, che addirittura dice: a meno che Pacciani non abbia un gemello, io ho visto Pacciani. Come la mettiamo con tutti questi testimoni? Mentono tutti? Si sono sbagliati tutti? Oppure si sono messi d'accordo? A me non sembra plausibile una cosa del genere. Poi andiamo al fatto che in questo delitto sembrerebbe che i cadaveri siano stati occultati. Perché? In effetti pure io ci ho pensato, perché? E ho pensato che sicuramente se c'erano altri complici, oltre i soliti noti, può essere che uno di questi complici abbia avuto una colluttazione con Jean-Michel, perché, come viene spiegato, era un ragazzo dal fisico atletico, quindi potrebbe anche essere che abbia opposto una certa resistenza.
E potrebbe anche essere che uno dei complici si sia ferito. Ecco perché magari cercare di ritardare il ritrovamento dei cadaveri. Può essere un'ipotesi, anche perché poi viene trovato martedì 10 all'ospedale Careggi, vicino ad un'entrata di servizio, un proiettile calibro 22, del tipo usato dal mostro. Chissà se questo complice ferito conosceva qualcuno in quell'ospedale e sia andato lì a farsi medicare. Potrebbe essere, chi lo sa. Adesso passiamo al fatto che tanti, ho letto che tantissimi reputano Lotti lo scemo del villaggio, un tontolone. Bene, però cercate di leggervi la perizia fatta dai medici. Non corrisponde affatto questa idea che vi siete fatti. E poi ho letto anche che le case individuate dagli inquirenti dove vi erano festini, messe nere, eccetera, erano due. Quella di Salvatore Indovino è una villa, Villa La Sfacciata. E indovinate chi partecipava ai festini tenuti in entrambe le ville? Il tontolone, Lotti. Lotti non solo andava in casa di Salvatore Indovino, ma anche a Villa La Sfacciata, dove c'erano persone di un certo livello, di un certo spessore. E quindi io mi chiedo, come mai Lotti era ammesso in quell'ambiente? E soprattutto da chi era ammesso in quell'ambiente di un certo livello? Un ambiente abbastanza fine. Una cosa che mi ha lasciata perplessa è anche il fatto che Lotti poi scrive una lettera agli inquirenti dove spiega che lui a Giogoli ha partecipato al delitto sparando. Mi ha lasciato un po', diciamo, sbigottita, perché le perizie dicono che Lotti era molto reticente, che diceva qualcosa solo quando era messo con le spalle al muro, perché altri avevano parlato, tipo Pucci, tipo la Ghiribelli, e allora lì diceva qualcosa. Quindi a un certo punto il fatto che lui scrive questa lettera a me sembra assai strano. Gli inquirenti se lo spiegano dicendo che voleva, diciamo, scrollarsi la coscienza. Ma a me non pare. Perché? Perché ho letto nelle perizie che hanno capito che questo personaggio, Lotti, era un uomo che non aveva alcuna empatia, che non aveva alcun rimorso per quello che aveva fatto. E hanno trovato in lui anche un certo grado di perversità. Quindi mi pare strano che all'improvviso si sia fatto prendere dai sensi di colpa. Io invece penso che più che altro sia stato pilotato da qualcuno che lui copriva. E magari gli ha fatto scrivere questa lettera per depistare, per allontanare i sospetti da lui. Chissà. È sempre un'ipotesi. Invece, per quanto riguarda tutti quelli che dicono che Pacciani non c'è nessuna prova che lui avesse pistole, che usasse le pistole, beh, leggetevi la sentenza del Bonini di primo grado, dove il Pacciani viene condannato non solo per l'omicidio, ma anche per detenzione abusiva di armi, addirittura due pistole, una delle quali è stata sequestrata dai carabinieri. E un'altra invece non l'hanno trovata, perché il Pacciani ha detto che ormai non era efficiente e se n'era liberato.
cosa che è stata smentita dalla Miranda Bugli, perché lei disse che invece quella pistola funzionava e che addirittura il Pacciani aveva cercato di spararle con quella pistola. Quindi il Pacciani faceva uso di pistole, aveva le pistole, come dicono tanti testimoni. E inoltre, per quelli che dicono che prima di Lotti, prima della sentenza Ognibene, non si parlasse di più complici, di fine esoterico, eccetera, leggetevi l'articolo di marzo 1983 di Mario Spezzi, intitolato Il medico che pagò per uccidere, dove lì si parla di un mostro a due teste, si parla di più persone sul luogo dei delitti e si parla anche di fine esoterico, religioso. Quindi diciamo che in tutta questa vicenda c'è purtroppo tanta disinformazione che ovviamente getta discredito sugli inquirenti e sulle indagini. Però dovremmo prenderci un po' di tempo per vedere come stanno effettivamente le cose. Certo, ancora ci sono tanti particolari che andrebbero chiariti, però dobbiamo ricordare che in tutta questa storia c'è molta reticenza, molta paura. Ecco perché io non credo all'ipotesi del serial killer solitario, perché un solo uomo non può fare paura a tutte queste persone. Io credo invece che si tratti di un gruppo di persone potenti e influenti che hanno minacciato i vari testimoni. E quindi questi, chi è stato reticente, chi poi faceva finta di non ricordare, eccetera, eccetera. Ok, per oggi è tutto. Vi saluto tutti, un buon sabato e una buona domenica.